microfoni li Ok, governi tu, no? sì, puoi già partire. Ok, ci siamo. Allora, buonasera a tutti, speriamo di essere in onda, è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi un'esperienza nuova. Buonasera, sono con me Silvia Zamboni, giornalista, consigliere regionale del gruppo dei Verdi e la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttore scientifico dell'Istituto Ramazzini di Bologna, centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni. Stasera parliamo di qualcosa di molto importante che sta a cuore a tanti, non solo agli ambientalisti. Vedremo anche perché, ed è il 5G. Il 5G, intanto che noi lo stiamo approfondendo, già si sente parlare del 6, quindi è abbastanza urgente andare avanti negli approfondimenti. Io vorrei darvi una buona notizia: il Comune di Modena, l'8 di ottobre, ha approvato una mozione con carattere di urgenza che abbiamo presentato noi come Verdi a titolo Rete 5G, misure di tutela della salute pubblica e principio di precauzione. E questo è molto importante perché quest'ordine del giorno è stato approvato a maggioranza assoluta con 27 voti favorevoli su 28, con la sola astensione di Fratelli d'Italia. Quindi c'è stata un'ampia, ampissima condivisione, vuol dire che il tema è veramente sentito. Io vi leggo soltanto alcuni punti, no, che sono nel dispositivo, perché la lettura di tutto il documento sarebbe un po' troppo lunga, però naturalmente alla nostra mail, anche alla mia mail, che è aimepaola@gmail.com, chi è interessato può richiederlo e ben volentieri lo inviamo. I punti direi fondamentali nel dispositivo sono campi elettromagnetici, limiti attualmente in vigore da mantenere, che devono rimanere immutati, cioè 6 volt metro per i luoghi con permanenza superiore a 4 ore. Poi che le frequenze 27 GHz superiori previste per l'implementazione del 5G nei prossimi 4-5 anni siano oggetto di studio e approfondimento rispetto al loro impatto sulla salute dell'uomo, non solo, ma in generale, questo io ci ho tenuto molto anche a che ci fosse, sugli organismi viventi, comprese piante, animali, insetti inclusi. Questo è molto importante. Poi il cablaggio di tutti gli edifici pubblici o di nuova costruzione attraverso collegamenti diretti alla fibra ottica. Altro tema importante è la promozione di azioni di informazione sulla popolazione affinché soprattutto i ragazzi più giovani usino i telefoni cellulari in maniera corretta e appropriata, perché per come vengono usati possono provocare dei danni seri alla salute. E poi ultimo, ma non ultimo, diciamo da ultimo, ma non ultimo, impegnarsi affinché il tavolo regionale su 5G, che è stato istituito dalla Regione Emilia-Romagna con una deliberazione del 6 luglio 2020, non prenda in esame solo aspetti tecnici e amministrativi, ma anche quelli sanitari. La questione della salute è stata veramente, questo tema è stato ampiamente condiviso anche con i colleghi in Consiglio Comunale, c'è una sensibilità diffusa, noi come Verdi, diciamo, abbiamo portato all'attenzione di tutti, e in particolare del Consiglio Comunale di Modena, questa tematica. Direi che per gli approfondimenti passerei la parola subito alla dottoressa Belpoggi, che sicuramente ha da dirci cose molto interessanti. Prego, dottoressa. Intanto vi ringrazio perché è stata per me una grande soddisfazione vedere che molti dei consigli che avevo dato su questo tema sono stati recepiti nell'ordine del giorno. Devo dire che non c'è soddisfazione migliore per un ricercatore che vedere accettate e messe in pratica, i
i consigli che vengono dati, che non sono opinioni, ma sono basati su conoscenze scientifiche. Ecco, mi accingerei a condividere lo schermo della mia presentazione, che però non vedo. Momento solo, questo è sempre un passaggio che purtroppo ha qualche problema. Perché? Perché fai così? Allora non succede solo a me. No, no, non succede. Di solito sono abbastanza bravina, ma stavolta non so perché mi fa questo scherzo. Oggi c'è stata una confusione generale, direi. Anche in regione abbiamo avuto un sacco di problemi. Si vede che anche i Finestra della. supporti digitali sono stanchi. Eccola, stavolta l'ha presa. Stavolta l'ha presa. Non è all'inizio, ma ci daremo da fare perché torni all'inizio. Ecco, eccomi qui. Dunque, intanto l'Istituto Ramazzini che fa questa ricerca già partendo nel 2005, e perché si accinge in quegli anni a studiare i possibili effetti cancerogeni delle radiofrequenze? Perché erano già usciti alcuni lavori che avevano messo in evidenza un aumento di rischio per quello che riguarda i tumori del sistema nervoso. I risultati delle ricerche scientifiche erano ancora pochi perché potessero consentire di affrontare il tema dei limiti previsti per le nuove installazioni di antenne. Allora ci trovavamo nel momento del 3G, cioè dell'1,8 GHz in termini di frequenza. E l'Istituto Ramazzini da 50 anni, il prossimo anno festeggeremo i 50 anni di attività, si è sempre occupato di quei settori delle scienze ambientali in cui le richieste dei cittadini di chiarimenti o di conoscenze maggiori di cittadini e di lavoratori per composti presenti nel luogo di lavoro erano frequenti, sono frequenti, ma che invece non hanno il supporto di una base scientifica adeguata. E quindi questo era il caso appunto delle radiofrequenze, si discuteva tanto, ma in effetti poco si poteva dire a proposito. E per questo nel 2001 e varata poi nel 2002 uscì una legge italiana che viene considerata una delle migliori al mondo perché è quella che maggiormente esprime il principio di cautela, cioè di adottare dei livelli espositivi che potessero in qualche modo escludere un danno per la salute. Quindi noi ci siamo ritrovati con l'implementazione della telefonia mobile, delle antenne e delle stazioni radiobase molto molto vicine a dei livelli di sicurezza diciamo compatibili con quello che è l'utilizzo di queste tecnologie. Noi siamo partiti, dicevo, nel 2005, ma avevamo già una storia rispetto alle frequenze di tutto lo spettro. Cioè avevamo già studiato i campi magnetici creati dagli elettrodotti, dalle cabine di trasformazione dell'elettricità, avevamo già studiato le radiazioni ionizzanti, cioè quelle che contengono tanta energia capace di muovere gli elettroni e quindi di formare ioni,
Ecco perché si chiamano ionizzanti, quindi eravamo passati a queste frequenze intermedie. Insieme a noi, proprio nel 2005, lo vedete cerchiato di verde, anche il National Toxicology Program americano, per richiesta, su precisa richiesta della Food and Drug Administration, aveva iniziato uno studio che riguardava soprattutto l'uso del telefono cellulare. Quelli che vedete segnate in giallo sono le frequenze che vengono proposte per il 5G. Fino a questa ampiezza, cioè fino a questa banda che noi vediamo appunto segnata di giallo, noi ci possiamo considerare nell'ambito delle frequenze centimetriche, cioè di frequenze che hanno un'ampiezza di meno di un centimetro o al massimo di un centimetro. Quando arriviamo invece a questo tipo di frequenze, chiamiamo queste onde millimetriche. Per ampiezza, vedete, si intende l'ampiezza del periodo, cioè quanto tempo impiega un'onda a passare nello stesso punto. E come vedete, a mano che ci si avvicina, si restringe sempre di più, cioè le frequenze diventano sempre più alte. Questo è il concetto appunto di frequenza e questa ampiezza viene invece chiamata periodo. Quindi più è grande il periodo, più lunghe sono le onde e più capacità di penetrazione hanno nel caso dei campi elettromagnetici, per cui più ci avviciniamo a queste frequenze, meno capacità di penetrazione nei tessuti in effetti c'è. Ma il tema è, abbiamo aggiunto a queste onde, qui parliamo dei 700 MHz, una serie di altre frequenze che andando a sommare i loro campi potrebbero costituire un innalzamento del campo elettromagnetico a cui siamo esposti, se non che la nostra legge precisa che deve essere la somma totale dei campi di tutte le emissioni che non deve raggiungere più dei 6 volt metro nei luoghi di permanenza di più di 4 ore, mentre il limite massimo per esposizioni occasionali è di 20 volt metro. Ecco, questa è una piccola introduzione, tenete conto che io sono un biologo, in particolare un patologo, non sono un fisico, e quindi mi perdoni i colleghi fisici che ma se magari ho avuto qualche inesattezza nella nomenclatura, ma in ogni caso parliamo di questo ambito qui. Come dicevo, le frequenze per il 5G sono di 700 MHz, attualmente occupate dalla televisione digitale, dal digitale terrestre, e 3.700 MHz e 26.000 MHz, cioè 26 GHz. Ecco, se noi parliamo di queste due frequenze, come vi ho fatto vedere, siamo vicini a quello spettro di onde che sono già state studiate e di cui conosciamo già, non probabilmente non il massimo, ma abbiamo già sicuramente un'idea di quelle che possono essere gli effetti biologici. Quando passiamo invece a queste frequenze molto più alte, non abbiamo idea di quelli che potrebbero essere soprattutto gli effetti a lungo termine. Conosciamo effetti a breve termine, già descritti anche negli anni 70 dagli scienziati dell'Unione Sovietica, perché si erano interessati appunto di questo tema, ma sappiamo troppo poco per dire che siano dannose o meno per la nostra salute. Ecco, il problema vero è che anche se sono state studiate le radiofrequenze e se sono stati espressi risultati che pongono una certa preoccupazione, non ci troviamo di fronte a dei potenti cancerogeni, ma dei cancerogeni di bassissima potenza, di cui non conosciamo ancora bene il meccanismo. Per quello che ci preoccupa in effetti è il fatto che ci sono 7 miliardi di persone in parte già esposte, ma che sicuramente con il 5G
verranno tutte esposte alle radiofrequenze. La crescita degli apparecchi telefonici e contestualmente delle antenne è esponenziale, quindi di fronte a una tecnologia così invasiva dal punto di vista della numerosità e quindi dal numero delle persone che verranno esposte quotidianamente per tutta la vita a partire dal concepimento, ecco, deve porci sicuramente il problema. Accennava Paola al fatto dei danni sull'ambiente, cioè sulle piante, sui microrganismi, oppure sugli insetti, come ad esempio le api. Ecco, negli ultimi anni sono usciti diversi lavori che hanno messo in evidenza come anche tutti gli altri organismi viventi in qualche modo subiscano l'effetto di queste frequenze. C'è anche un'altra questione da affrontare che è importante. Fino ad oggi sono stati valutati come pericolosi per la salute solo gli effetti termici, cioè quelli del surriscaldamento dei tessuti corporei. Di questo non ci meravigliamo perché? Perché è una sensazione, quella del calore, quando teniamo il telefono vicino alla testa, che tutti noi abbiamo provato. Ma sappiamo che questa possibilità di surriscaldare viene anche utilizzata, logicamente a delle frequenze molto alte, dai forni a microonde e i forni a microonde sfruttano la capacità dell'acqua in particolare di essere eccitata, cioè di mettere in circolazione i propri elettroni e di trasformare la loro energia elettronica in calore. Per cui il forno a microonde si basa su questo, ma avendo noi il nostro corpo costituito in un adulto per il 50%, ma in un bambino per il 70% di acqua, il fatto di avere già anche il solo effetto termico non fa escludere alcuni effetti legati appunto all'aumento di calore che possono danneggiare le nostre cellule. Noi sappiamo però, noi ricercatori, noi scienziati che abbiamo lavorato sul campo, che esistono anche effetti biologici. Se noi dovessimo dire in questo momento qual è la classificazione internazionale accettata da tutti, che riguarda le radiofrequenze, dovremmo rifarci alla classificazione dello IARC del 2011 che ci dice che ci sono limitate evidenze negli studi fatti sull'uomo, ma non limitate perché abbiano dei limiti metodologici, ma perché sono poche. Come vi dicevo, erano pochissimi fino a 10-15 anni fa gli studi fatti sulle radiofrequenze, almeno da un punto di vista epidemiologico, anche perché l'uso del telefono veniva avanti in maniera massiva, così come si è poi presentata dal 2005 in poi, forse anche prima, dal 2000 in poi, ecco, non era così massiccia da costituire delle coorti di popolazione da poter studiare su 10-15 anni di utilizzo e quindi erano limitate perché poche, ma su animali di laboratorio addirittura su lungo termine esistevano solo uno o due lavori che avevano messo in evidenza alcuni problemi, ma che non erano coincidenti, per cui non rafforzavano l'osservazione che era stata fatta nei singoli studi. I tumori che erano stati visti nella popolazione di manager, commessi viaggiatori, persone che per motivi di lavoro usavano il telefono cellulare per parecchie ore al giorno. Anzi, la valutazione è stata fatta per mezz'ora al giorno, ma per almeno 10 anni, ecco, aveva messo in evidenza un aumento dei tumori del cervello e un aumento dei tumori delle cellule di Schwann. Le cellule di Schwann sono cellule di origine gliale, come quelle del cervello, ma che hanno il compito di rivestire i nervi proprio perché questi non ricevano sollecitazioni dall'esterno, sono come delle cellule nervose di protezione. Ecco, nel 2005, come dicevo, sia noi che il National Toxicology Program, che è
un centro di ricerca governativo degli Stati Uniti che ha migliaia di dipendenti ed è un budget miliardario e quindi si occupa di questo settore, ma diciamo che ha dei livelli di, come posso dire, di ricaduta su quelle che sono poi le scelte del risk assessment, cioè della quantificazione del rischio, simili a quelli che abbiamo avuto noi in Europa, appunto nei nostri 50 anni di attività. Loro hanno studiato un migliaio di composti, noi ne abbiamo studiati poco più di 200, ma molti di questi composti in comune hanno sempre dato gli stessi risultati, cioè la metodologia è così sofisticata e così sensibile che abbiamo sempre replicato i risultati degli studi che l'uno o l'altro laboratorio eseguivano, pur essendo così tanta distanza, perché la metodologia era molto rigorosa. Quindi il National Toxicology Program comincia, studia il campo vicino, cioè il campo generato da una emittente vicina al corpo, quindi anche capace di produrre un aumento di calore del corpo. E noi invece abbiamo studiato le antenne a radiobase con un sistema espositivo che ci permetteva, messi insieme agli Stati Uniti, di arrivare ad un range di energia assorbita che nel nostro caso era di migliaia di volte inferiore a quelle studiate dal laboratorio del National Toxicology Program. Quindi qui era un'energia assorbita paragonabile ad una emissione vicina al corpo, questa invece era un'energia assorbita paragonabile a quella che assorbe il nostro corpo, dalle emissioni delle antenne delle stazioni radiobase. Come vedete, avevamo proprio riprodotto una specie di condominio tutto di legno per evitare il riverbero delle radiofrequenze, delle varie frequenze che abbiamo utilizzato, con un'antenna al centro. Gli animali erano nati in questa struttura condominio e poi erano stati suddivisi per sesso e sono rimasti in questa struttura per tutto l'arco della loro vita, riproducendo quindi una situazione uomo equivalente anche per le esposizioni, perché c'erano quattro stanze di trattamento e una era 5 volt metro, vi dicevo che è 6 volte il limite in Italia, un'altra 25 volt metro, ricordiamo in Italia ancora una volta 20 volt metro è il massimo di esposizione accettata per esposizioni sporadiche, e 50 volt metro, e vi ricordo che in Europa sono ammessi valori fino a 61 volt metro. Quindi le frequenze, la frequenza era quella dell'1,8 GHz, ma l'intensità di campo era molto simile a quella a cui noi in Italia almeno siamo esposti, o perlomeno a quelle frequenze presenti in Europa. Questa è la visione dall'interno. Qui le pareti, le vedete, erano tutte coibentate con materiale anecoide per evitare il riverbero delle radiazioni in modo da avere un controllo reale dell'esposizione, e a un certo punto si arriva ai risultati. Devo dire con sorpresa, perché non ci aspettavamo intanto di trovare tumori molto rari negli animali sperimentali che abbiamo utilizzato sia noi che l'Istituto americano, ma abbiamo trovato proprio quei tumori che erano stati visti già nella popolazione umana, cioè tumori del cervello, tumori delle cellule di Schwann, sia nel nostro studio, qui non statisticamente significativo, ma dose correlato, quindi con una certa evidenza di correlazione con l'esposizione, nel cuore sia il National Toxicology Program che noi abbiamo notato gli stessi tumori, cioè delle cellule di Schwann, di quelle cellule nervose di origine gliale che vi dicevo rivestono i nervi o nel caso del cuore sono frammiste alle fibre muscolari
del muscolo cardiaco. Per onestà intellettuale, devo dirvi che non è che abbiamo visto un aumento del 20-30% di queste patologie, ma fra il controllo, in cui non abbiamo osservato neppure uno di questi tumori, e il gruppo trattato a 50 voltmetro, abbiamo visto un aumento dell'1,4, cioè un'incidenza dell'1,4 che è risultata statisticamente significativa. Questi valori intermedi, vedete, ci tengo a sottolineare che rientrano in quelle che possono essere le fluttuazioni dei nostri controlli storici, cioè ci è capitato in alcuni esperimenti che animali non trattati in alcun modo avessero l'insorgenza di questi tumori. Questo è normale, cioè i tumori che noi vediamo correlati ad una specifica sostanza chimica, per esempio, o fisica, l'amianto e il mesotelioma del polmone. Non è che il mesotelioma del polmone non esista se non c'è l'amianto, esisterebbe logicamente a delle incidenze molto, molto, molto basse, ma con la presenza di quel composto, essendo la cancerogenesi correlata a quel composto, ne vediamo di più. Quindi questi valori intermedi ci fanno dire che rientra nelle fluttuazioni dei nostri controlli, dove la media di più di 10.000 controlli storici è di 0,6. Quindi un valore basso, ma statisticamente significativo, è importante perché espone 7 miliardi di persone. Noi avevamo 200 e qualche cosa animali per ogni gruppo sperimentale. Se voi lo rapportate a 7 miliardi, voi capite che l'1,4% è un bel numero di persone, sono milioni di persone. Questi tumori, fra l'altro, sono così rari che nell'uomo, pensate, negli ultimi 20 anni ne sono stati descritti solo 13 casi, ma riguardano cellule che sono però diffuse in tutto il corpo, per cui, come nell'uomo, sono stati osservati in vicinanza dell'orecchio o nell'orecchio stesso, cioè nel nervo vestibolare dell'orecchio. Ecco, nell'uomo non si osserva quasi mai. Perché? Perché quando si muore per un arresto cardiaco di qualsiasi natura, ecco, difficilmente si viene sottoposti ad un'autopsia. Queste non sono masse di cellule, come vedete, sono sottili strisce di cellule che si vanno a infilare fra il muscolo e impediscono al muscolo la trasmissione dell'impulso del battito cardiaco. Quindi noi in verità non sappiamo quale sia l'incidenza di questo tumore nell'uomo attualmente e neanche in passato, per cui non possiamo dire se si è aumentato oppure no. Vedete qua nell'immagine a più piccolo ingrandimento si vede che si tratta proprio di sottili strisce di cellule neoplastiche che si infilano nel muscolo. Ecco, questo è quello che noi abbiamo visto. Logicamente il nostro studio, come quello del National Toxicology Program americano, che non ha avuto altrettanta risonanza, sebbene sia stato rivisto da un panel di scienziati di tutto il mondo che hanno dichiarato chiara evidenza di cancerogenicità. Ma essendo un ente governativo, voi capite bene che dipende molto anche dal governo. Ecco, il governo che aveva iniziato questo studio non aveva la stessa volontà di approfondire questo tema che ha avuto il governo di Trump. Per cui a questo punto, insieme a loro, stiamo cercando di vedere quali sono i meccanismi alla base dell'insorgenza di questi tumori e se siano gli stessi nel nostro e nel loro studio, perché è molto importante. Nel frattempo qualcosa si muove. Noi pubblicheremo i risultati di tutto il resto dello studio, non solo per questi due organi, ma per tutti gli altri organi e tessuti. E mi sento di dire, anche se il dato non è ancora pubblicato, che a livello di 5 voltmetro non abbiamo visto differenze fra gli animali di controllo e quelli invece esposti. È per questo che sono così concentrata
consigliare il mantenimento dei 6 volt metro, perché per quello che riguarda il nostro modello sperimentale ho visto con i miei occhi che non ci sono stati effetti. Poi c'è il Parlamento europeo che sta portando avanti una revisione sistematica della letteratura per quello che riguarda l'uomo, sarò io a portare questa revisione al Parlamento europeo. Per quello che riguarda le piante e gli animali, è invece stato incaricato un giovane ricercatore dell'Università di Ghent in Belgio. Ecco, cosa dovrebbero fare le compagnie? Sicuramente dovrebbero garantirci la sicurezza del loro servizio. E impegnarsi magari con fondi specifici, non tanto per ampliare il per mettere in atto un potenziamento dei loro mezzi, ma per vedere come la loro tecnologia impatta sulla nostra salute. Per quello che sappiamo tutt'oggi, cioè che la fascia che verrà utilizzata dai 5G dei 700 MHz e dei 3600 MHz, per le caratteristiche che ha, è assimilabile a quello che noi abbiamo già visto con il nostro studio, con quello del National Toxicology Program, ma per quello che riguarda altri tipi di patologie, non il cancro, ci sono migliaia di altri studi che mettono in evidenza disturbi di vario tipo. Quindi ci si chiede anche perché non si applichi alle compagnie telefoniche lo stesso motto che è stato applicato dal sistema REACH in Europa per controllare il mondo della chimica, cioè no data, no market, perché i consumatori devono subire una tecnologia senza che su questa ci siano dati sulla sicurezza. Ora, sicuramente per quello che vi ho fatto vedere, la preoccupazione di esporre tante persone anche per le considerazioni che ho fatto, donne incinte, bambini piccoli, adolescenti, le fasce di popolazioni più vulnerabili, esporre senza avere ulteriori dati, perché sulle frequenze più basse, 700 e 3600, noi qualcosa sappiamo già, ma sappiamo anche che a 5 volt metro, che è la dose più bassa mai studiata, non sono stati visti effetti di sorta. Quindi perché andare avanti con l'implementazione del 5G con le onde millimetriche senza avere prima valutato il loro eventuale impatto? Cosa posso dirvi quindi io sul 5G? Per quello che riguarda le due frequenze più basse, la mia preoccupazione è quella di mantenere i limiti che noi abbiamo tutt'oggi, perché in Italia sono cautelativi, e di chiedere eventualmente all'Europa che in questo caso prenda l'Italia come esempio e porti tutta l'Europa a questi limiti. Per quello che riguarda le frequenze più alte, cioè da 26.000 MHz in su, le onde cosiddette millimetriche, perché hanno una frequenza molto molto più alta, ecco, non sappiamo abbastanza, né per dire che sono sicure, ma neanche per dire che non lo sono. Quindi quello di cui abbiamo bisogno è sicuramente un approfondimento della ricerca. Vi salto queste diapositive perché il tempo stringe, ma soprattutto perché questi erano i consigli che avevo dato a suo tempo agli amministratori anche di Modena perché prendessero misure di prevenzione così com'è necessario. E sono state recepite, per cui raccomando gli eventuali consiglieri comunali, le persone che sono in ascolto, che ci stanno vedendo, di prendere come esempio questa delibera del Comune di Modena, perché la trovo veramente pertinente. Un altro consiglio che mi sento di dare con forza è quello di dotarsi di un regolamento comunale che preveda, ed è nei diritti dei comuni, non è uno scavalcamento delle funzioni governative, e nei diritti dei comuni, preparare regolamenti ad hoc su come si devono comportare le compagnie nel loro territorio e quali sono le regole per le installazioni. Un altro consiglio che do è quello del piano antenne,
cioè creare una mappa del territorio e identificare i territori meno sensibili perché diventino questi i luoghi dove vengono installate le stazioni radiobase. Un'altra soluzione, che non soluzione, purtroppo non è una soluzione, ma una raccomandazione che mi sento di dare, è quella di informare soprattutto i giovani, perché non hanno affatto consapevolezza di quelli che possono essere i pericoli del tenere il telefono vicino al corpo, per esempio nel taschino dei pantaloni per i maschi, perché è già provato con innumerevoli studi che c'è un abbassamento della fertilità maschile dovuta appunto a un'interferenza delle radiofrequenze con la produzione e con la motilità degli spermatozoi. I giovani vanno informati e io sono sicura che, così come è avvenuto per il fumo, oggi ci sembrerebbe impossibile, ma addirittura un nonsense andare al cinema e vedere tutti fumare. Io ci sono stata, sono abbastanza anziana per essere stata al cinema con una nuvola di fumo che non ci faceva vedere neanche lo schermo. Oggi questo ci sembra veramente qualcosa fuori dal mondo. Ma perché? Perché è stata fatta una forte campagna di prevenzione, di comunicazione del rischio. Altrettanto deve essere fatto per i telefonini. Creare delle aree senza onde elettromagnetiche è altrettanto importante. Noi sappiamo che esistono persone particolarmente sensibili, ma anche gli anziani che vanno al centro anziani per fare la partita, magari sono portatori di pacemaker e non sanno neanche accendere un telefonino, perché li dobbiamo sottoporre a dei campi elettromagnetici, cioè usare le cautele che sono necessarie per abbassare il più possibile l'esposizione. Ecco, in passato 50 anni di attività, di cui io 40 li ho fatti tutti, ecco, questi consigli li abbiamo dati per innumerevoli composti e non siamo stati sempre ascoltati. Vi porto una carrellata, un esempio di composti che noi abbiamo, di cui risultati abbiamo pubblicato a partire dagli anni 70, e se voi guardate, perché venisse dalla IARC, non parlo di agenzie regolatorie, ma perché venisse considerato l'effetto cancerogeno che noi già avevamo valutato, sono passate decine di anni. Ecco, io credo che questo oggi non ce lo possiamo più permettere, né per le radiofrequenze, ma neanche per i pesticidi, neanche per le plastiche, neanche per innumerevoli situazioni di pericolo che noi abbiamo oggi nel nostro ambiente. Le misure vanno prese con energia, con grande velocità, non c'è tempo da perdere, e sicuri di avere un risultato per quello che riguarda la salute che non sarà il giorno dopo, ma che negli anni ci darà grandi soddisfazioni. Ecco, finisco la mia carrellata ringraziando lo staff del centro di ricerca che, come vedete, è composto da tanti giovani, e poi come non pensare al professor Maltoni. Perché se noi oggi siamo qui e c'è qualcuno che vi racconta quello che ha studiato, ecco, è perché lui già 50 anni fa aveva capito che prevenire, come diceva Ramazzini, prevenire è meglio che curare. Ricordatevi che voi a Modena avete avuto il primo grande medico del lavoro e dell'ambiente, Bernardino Ramazzini, e credo che vi faccia onore questa delibera anche se la intitolaste a lui. Questo è un richiamo che potreste fare, perché lo capirebbe tutto il mondo. Dagli Stati Uniti al Giappone non c'è dipartimento di scienze ambientali che non abbia il busto di Bernardino Ramazzini. Ecco, ringrazio per ultimi i soci dell'istituto e i volontari e anche tutti voi perché mi avete dato la possibilità di raccontarvi quello che so. Grazie. Grazie dottoressa, l'illustrazione è stata molto chiara, avvincente,
Io ho abbastanza anni da ricordarmi addirittura quando si fumava dentro gli ospedali, non solo nei cinema, È cosa che vero, se lo la ricordo raccontiamo anch'io. adesso credo che esatto, a fatica magari i più giovani potrebbero crederlo, invece era così, cioè i medici durante, mentre ti facevano anche degli esami strumentali ti fumavano addosso, Sì. no? Con molta disinvoltura. Quindi contiamo tutti, credo che condividiamo con lei questa fiducia, cioè non solo speranza, ma fiducia che un'operazione, insomma un'azione così seria, ripetuta, continuata di educazione, possa effettivamente sortire degli effetti utili per la nostra salute e per la salvaguardia della nostra specie. E grazie ancora, dottoressa. Io adesso darei la parola a Silvia Zamboni per alcune riflessioni che immagino da fare, da condividere con noi. Prego, Silvia. Grazie, comincio col fare naturalmente le congratulazioni a Paola Aime che è riuscita a portare a casa una delibera così delicata su un tema tanto dibattuto, addirittura con 27 voti su 28 consiglieri presenti alla discussione, quindi un segno di un grande lavoro e anche probabilmente del rispetto di cui gode. E un grazie infinito anche a Fiorella Belpoggi, la direttrice scientifica dell'Istituto Mazzini, al quale come cittadini in generale, ma come Verdi in particolare, noi dobbiamo una grande riconoscenza perché gli studi di Cesare Mattoni ci hanno aiutato quando i Verdi hanno cominciato a mettere piede in questo paese per sostenere appunto le tesi che noi mettevamo sul campo di correlazione tra inquinamento e salute, quindi necessità di combattere l'inquinamento atmosferico e tutti i vari agenti inquinanti per difendere la salute. E grazie alla Fiorella Belpoggi perché è stata sempre vicino ai Verdi e ci ha donato la sua competenza nello studio che ha approfondito per noi proprio su queste tematiche del 5G. E che aggiungere alle cose già fondamentali che hanno detto sia Paola Heimann che Fiorella Belpoggi, ma innanzitutto che mi associo all'appello perché si torni a quel limite di 6 volte netto calcolato sull'analisi puntuale dell'esposizione alle radiazioni del campo elettromagnetici, che invece con il governo Monti, non dimentichiamo, questo limite dei 6 voltmetro è stato esteso alla media sulle 24 ore. Quindi, visto che come la dottoressa ci ha indicato, la dottoressa Belpoggi, non si notano mutazioni biologiche fino ai 5 voltmetro di esposizione, bisognerebbe appunto ripristinare questo limite che noi avevamo, che sicuramente era tra i più cautelativi a livello europeo. Per paradosso che sia, lo è ancora oggi, benché esteso sulla media delle 24 ore. Poi, che altro fare? Io sono molto d'accordo con la dottoressa Belpoggi sulla necessità di fare informazione sull'uso corretto degli smartphone. Ormai lo smartphone è, credo, uno degli utensili più diffusi, forse ci sono più smartphone in giro che lavatrici o automobili. Però se ne fa un uso sconsiderato. Su Nuova Ecologia, io un annetto fa ho pubblicato una sorta di guida all'uso corretto, basandomi proprio sulle indicazioni che aveva elaborato l'Istituto Mazzini, che mi sembrano delle istruzioni per l'uso corretto da diffondere. Così come bisognerebbe che passasse nella consapevolezza pubblica il fatto che non tutti gli smartphone espongono l'utilizzatore allo stesso tipo di assorbimento di radiazioni. Quindi ci sono degli apparecchi che in un certo senso sono meno nocivi. I produttori dovrebbero essere tenuti per legge, così come troviamo, no, nei bugiardini, nome che è sempre stato tutto un programma, dei prodotti farmaceutici, l'esposizione degli effetti collaterali di quei farmaci.
Così, ecco, bisognerebbe rendere obbligatorio nelle istruzioni che accompagnano la vendita di questi cellulari anche l'indicazione precisa della SAR, cioè che questo indice di assorbimento delle radiazioni, che intendiamoci, anche questo può essere in un certo senso manipolato, però un po' di indicazione te lo dà se quel modello che compri. Non è solo dotato di quattro macchine fotografiche, quattro obiettivi, ti fa ormai anche il caffè e il cappuccino, oltre a telefonare se prendi la linea, ma ti dovrebbe anche dire questa istruzione per l'uso, questa elencazione dei pregi dell'apparecchio che uno va a comprare, anche che tipo di esposizione produce nell'utilizzatore. Ecco, questi sarebbero appunto degli indicatori utili per orientare l'acquisto e poi insomma spiegare appunto ai ragazzi un uso più corretto. Ecco, non tenere il cellulare sotto al cuscino di notte perché devi assolutamente sapere se ti arriva il messaggino delle 3 di notte. Di là di questo, fino adesso appunto abbiamo parlato di questo DG che è stato fatto approvare a livello di comune. Io in regione ho provato a fare qualcosa, nel senso che ho chiesto un incontro all'assessore a Salomoni, che è l'assessore che ha la delega alla digitalizzazione, oltre che avere la delega all'istruzione. E gli ho proposto appunto di fare una campagna di informazione orientata soprattutto ai giovani. E siccome la giunta si doterà o si è già dotata, comunque insomma ha stabilito di farlo, di una sorta di tavolo di esperti sulle tecnologie della telefonia mobile, appunto ho fatto la proposta di inserire in questo tavolo di esperti sia la dottoressa Belpoggi che il dottor Marinelli del CNR. Mi è stato però risposto dall'assessore che non si potevano dare delle indicazioni di personalità singole, ma di istituti di appartenenza. E a questo punto ho detto appunto allora Ramazzini e CNR. Il CNR penso che l'avessero già nel loro radar, ma spero anche l'Istituto Ramazzini. Comunque, un altro strumento che io ho a disposizione, che cercherò di utilizzare, è quello di fare una udienza conoscitiva, quindi invitare degli esperti come la dottoressa Belpoggi e il dottor Marinelli a venirci a spiegare come stanno le cose, perché il punto di base è il fatto che le compagnie di telefonia cellulare, che pure fanno guadagni miliardari, basti pensare che per l'acquisto delle radiofrequenze legate al 5G hanno sborsato oltre 7 miliardi di euro che ha incassato il governo italiano. Ecco, queste compagnie cellulari dai guadagni stratosferici, astronomici, però mettono sul mercato le loro tecnologie senza averle testate preventivamente, cosa che non succede per esempio con le medicine che prima di essere messe in commercio devono essere sottoposte a dei test, lo vediamo anche adesso per la ricerca di un vaccino contro il Covid. Non è che appunto vengono i vaccini allo studio messi subito in commercio, ma sono sottoposti a una rigida sperimentazione. Ecco, non si capisce perché questo non succeda anche con le nuove tecnologie della telefonia cellulare. Questo resta un interrogativo inquietante perché vuol dire che siamo noi poi esseri umani che diventiamo le cavie di questa sperimentazione indiretta che avviene mediante l'uso normale di apparecchiature di cui poi non si sanno gli effetti, salvo poi fare gli studi che hanno fatto appunto al National Toxicology Program e all'Istituto Ramazzini sul 3G e il 4G, che hanno anzi 2G e 3G, se ricordo bene, che hanno dimostrato appunto questa cancerogenicità indotta ad esposizione, se ricordo bene, intorno ai 50 volt metro. Comunque non la voglio fare troppo lunga, nel senso che anche a livello di verdi europei, devo dire,
la questione della digitalizzazione è affrontata con un approccio positivo, perché si pensa appunto che la connettività ti dà la possibilità di vivere anche in zone, diciamo, non urbanizzate, e quindi dà più chance anche professionali senza costringere le persone a muoversi tutte per lavorare nei centri urbani. Quindi è diciamo, una tecnologia di accesso anche a opportunità professionali decentrate sul territorio. In questa fase poi di epidemia abbiamo visto anche l'utilità del telelavoro, oggi lo chiamano smart working, l'abbiamo sempre chiamato telelavoro, io continuo a chiamarlo telelavoro. E il telelavoro però ha bisogno appunto di connettività, e io ho sperimentato appunto in questi mesi in cui noi stessi in consiglio regionale facciamo le assemblee legislative, le teniamo in forma mista, quindi una parte presente in aula, una parte invece non può essere presente per non superare una certa quantità appunto di persone nello stesso ambiente, e quindi ci affidiamo in continuazione all'uso di queste piattaforme. Oggi credo di aver fatto 3-4 riunioni, tra l'altro su piattaforme diverse. E, ecco, apro un'altra parentesi, anche qui non si capisce come mai in Italia, dove a Bologna per esempio abbiamo il Cineca, che è uno dei centri di elaborazione dati più sviluppati del mondo, ospiteremo il centro appunto di sulla meteorologia europea, che anche questo naturalmente ha un supporto digitale fortissimo, però in Italia nessuno che abbia preso l'iniziativa di sviluppare delle piattaforme nostre. Vabbè, ma chiudo la parentesi. E quindi insomma l'uso di queste piattaforme digitali si sta dimostrando in questa particolare situazione utile. Ecco, il punto è però che col 5G si dovrebbero aprire degli orizzonti che se uno sta a certe pubblicità così da cartolina di Natale, penso a quella della coppia di genitori che assiste al matrimonio della figlia, il padre che naturalmente è un chirurgo di peso mondiale viene chiamato e quindi controlla e orienta l'operazione in sala chirurgica, non si sa quanti chilometri di distanza, attraverso la connessione 5G. Cioè, quanto c'è di vero in queste favole pubblicitarie, quanto c'è di necessario e quanto c'è appunto invece ancora di incognite nell'esposizione. Quindi anche come vedi, credo che noi non dobbiamo demonizzare la possibilità della connessione digitale, perché poi vediamo che chi non riesce a connettersi è diciamo penalizzato, soprattutto in questi frangenti adesso dove il ricorso alle riunioni online è particolarmente importante, dove vediamo che la didattica in presenza viene sostituita dalla didattica a distanza. Anche questo da prendere con grano salis, cioè la didattica a distanza può essere un succedaneo della didattica in presenza quando non se ne può fare a meno, ma è chiaro che tutto il complesso delle relazioni umane e sociali che si svolge in una scuola, un computer a casa non potrà mai dartelo. Quindi mi fermo, ringrazio ancora sia Paul Heim per il lavoro che ha fatto, cerchiamo anche di promuoverlo come Verdi, perché spesso si sentono dei nostri amministratori locali che appunto ci chiedono ma cosa possiamo fare sul 5G. Ecco, noi abbiamo già due punti fermi, abbiamo l'ordine del giorno di Paul Heim e abbiamo il documento che abbiamo adottato come Verdi che ci ha regalato Fiorella Belpoggi con la sua straordinaria esperienza nel segno di quel genio che è stato della ricerca sulla cancerogenesi, Cesare Maltoni. Grazie. Ringrazio Silvia Zamboni, sono sicura che porterà avanti e realizzerà questa sua idea di educazione, no, per i giovani, di informazione
che è così importante. Quello che ci diceva prima anche la dottoressa Belpoggi, no? Sul pericolo anche per i ragazzi, no? Sull'infertilità. Abbiamo già un problema di denatalità legato anche alle situazioni economiche, sociali, ecco, non vorremmo aggravarlo con problemi legati veramente alla fertilità. E questo è un tema sicuramente importante. Per cui contiamo, insomma, conoscendo Silvia Zamboni, sapendo con quanta serietà e con quanta determinazione porta avanti il suo lavoro, sicuramente andrà avanti e farà un ottimo lavoro. Io vedo qua se la dottoressa Belpoggi volesse rispondere una domanda che ci chiedono se in futuro ci potesse essere la possibilità di non usare cavie animali, perché nella sua esposizione prima la dottoressa ha parlato di cavie animali. E naturalmente, soprattutto tra i Verdi, c'è anche una forte sensibilità animalista, quindi abbiamo questa domanda: se la dottoressa ha voglia di farsi carico di una risposta, volentieri gliela. Molto, molto volentieri, molto volentieri. Intanto voglio dire che anch'io sono un animalista, cioè ho un grande rispetto per gli animali, compresi quelli dei nostri esperimenti. Tant'è che hanno una sopravvivenza gli animali nel nostro laboratorio che è almeno un terzo più lunga dei ratti, del rattus norvegicus che vive selvatico e che infesta le nostre città, perché gli animali che noi abbiamo studiato sono ratti, sono esattamente quelli che a Bologna chiamiamo le punghe o pungazza o qualcosa del genere. Comunque, il tema è questo. Io mi auguro che ci sia la possibilità e anche noi nel nostro laboratorio in questi anni abbiamo messo a punto delle tecniche in silico, cioè attraverso il computer, attraverso algoritmi, attraverso la ricerca sistematica di tutta la letteratura su un determinato composto, di creare delle previsioni. Rimane però un qualche cosa da un punto di vista scientifico di scoperto, cioè qual è l'interazione di un agente chimico-fisico con il materiale vivente di un individuo nel suo complesso, cioè come viene metabolizzata la sostanza, con quali cellule interagisce, quali sono gli organi target, quali sono i marker di questa esposizione per poterli poi utilizzare per identificare l'esposizione nell'uomo, quali sono i marker della malattia, cioè cercare nel sangue, cosa che già avviene, i cosiddetti marker per il cancro, no? Che sono stati studiati attraverso l'utilizzo di animali dove si è visto che ad un determinato tumore corrispondeva l'innalzamento di un certo parametro nel sangue. È stato replicato nell'uomo, si è avuta la conferma e oggi si fa per molti tumori, per esempio per alcuni geni che predispongono al cancro alla mammella, ma anche il CEA, ed altri che adesso non vi sto a elencare, comunque sono premonitori di una situazione di neoplasia. E qui tutto questo logicamente serve a salvare tante vite, le ha salvate tante vite. Per quello che riguarda il cancro in particolare, c'è bisogno del lungo termine, cioè noi non riusciamo a capire mettendo delle cellule in una capsula di Petri, cioè in una specie di dischetto di vetro con un terreno di coltura particolare e la sostanza chimica e le cellule, mettendole a contatto, noi possiamo studiare la mutagenesi, possiamo vedere quale gene viene mutato, ma non sappiamo se quella mutazione poi può portare a un cancro, per capire perché il cancro è purtroppo una malattia molto complessa, altrimenti saremmo già riusciti a sconfiggerlo, ma sono tanti i fattori che rientrano nella cancerogenesi che
Purtroppo c'è bisogno di vedere come si comporta il metabolismo, quali sono i parametri vitali che vengono alterati, insomma, perché possano essere utili per la prevenzione nell'uomo o per l'applicazione della diagnosi precoce nell'uomo, ecco, c'è bisogno di un sistema vivente. E se non ci fosse bisogno, le assicuro che noi dei Ramazzini saremmo i primi, perché siamo stati i primi anche a introdurre le metodologie per il benessere animale nei laboratori. Da noi gli animali vengono trattati benissimo. Fa quasi impressione vedere come ci vengono in mano questi rati che pesano su mezzo chilo, 7 etti, ecco, non sono proprio piccoli, ma sono buonissimi perché vengono trattati benissimo. Una volta un ricercatore americano visitando il laboratorio ci disse: questo non è un laboratorio, questo è un hotel per ratti a 5 stelle. Ed in effetti noi siamo molto orgogliosi, ecco, di tutto questo. Le devo dire, gli animali devono essere ben trattati sempre. Io, per esempio, sono contraria alle sperimentazioni inutili. Sono contraria al fatto che non ci sia in Europa un registro delle sperimentazioni animali, cui ci sia una valutazione precisa delle sostanze che sono già in studio, in modo da non ripetere studi già fatti. Sono favorevole al fatto che le metodiche per svolgere gli esperimenti, stabilite queste metodiche dalla OECD, dalla OCSE, in italiano si chiama, dalla OCSE, mettano in evidenza con un unico studio tutti gli endpoint, cioè tutte le possibilità di danno, non che si faccia uno studio per il cancro, un altro per il diabete, un altro per le alterazioni del sangue, un altro per, che ne so, per il comportamento, perché è possibile farlo. Noi a Ramazzini abbiamo un modello di studio integrato dove alla fine di uno studio sappiamo dire quali sono, oltre al cancro, anche tutti gli altri disturbi che possono essere correlati. Abbiamo attualmente in corso uno studio sul glifosato, il benedetto glifosato, dove abbiamo studiato riproduzione, sviluppo, malformazioni, immunotossicità, neurotossicità. Cioè, quando lo studio sarà finito, oltre a vedere se il glifosato è cancerogeno o no, sapremo dare anche tutte queste risposte. Interferenze endocrine, ecco, questo mi era sfuggito. Quindi lei ha ragione a sollevare questo punto. La ricerca su animali di laboratorio va fatta quando non ci sono altri mezzi per studiare un determinato outcome, un determinato effetto avverso. Quando si può fare senza usare animali, non bisogna usarlo, ma quando purtroppo, per esempio, gli interferenti endocrini, come faccio io a studiare se un composto mi alta l'assetto ormonale, se non ho un organismo vivo a cui somministrare questa sostanza? Non ci si riesce, cioè si possono fare supposizioni, si possono correlare i diversi risultati, ma non c'è una certezza. E per fare regole precise, visto il movimento di denaro che si muove attorno ai diversi composti chimici, ci vogliono delle regole precise. Mi sono presa troppo spazio, mi scusi, ma mi appassiona questo tema. No, 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 assolutamente, è perché molto comunque importante, è molto importante, è molto importante. È che la gente non lo sa che dietro tutto questo c'è un lavoro. Io ho partecipato a diversi gruppi di lavoro europei, insomma, il nostro contributo l'abbiamo dato, tante cose sono cambiate anche grazie a quello che noi abbiamo suggerito. Per esempio, noi non uccidiamo i nostri animali, muoiono di morte spontanea, di qualsiasi causa, come succede agli uomini poi, eh. Poi si fa l'autopsia a tutti, si va a vedere quelli che hanno un tumore o quelli no, quelli che non ce l'hanno. E alla fine metti tutti i tuoi dati in un computer, ti tira fuori le curve, non è un'opinione, sono numeri, come vi ho fatto vedere. Quindi è questo, a questo che dobbiamo arrivare, ecco, a fare sperimentazioni poche, fatte bene,
che diano dei risultati che permettano di togliere dal mercato un composto come il glifosato. Devo dire che questo, se mai i nostri risultati dovessero dirci che il glifosato è cancerogeno, ecco, questo spero che sia un'altra piccola soddisfazione che mi prendo nella mia vita, magari senza aspettare 30 anni come ho dovuto fare per il benzene. Grazie, grazie dottoressa. Beh, certo, diciamo che quando si parla di salute, di ricerca, no? Anche in campo oncologico, forse la nostra mente può anche accogliere il senso del sacrificio, no? Di un animale. È già stato fatto tanto, comunque adesso ci sono tante linee di prodotti, ad esempio cosmetiche, che Non non si usano fa più. Non si fa più sugli animali, quindi almeno possiamo farci lo shampoo tranquillamente, no? Mettere una crema senza pensare che sia stata testata neanche con tutte le attenzioni di cui ci parlava lei, insomma, anche con l'amore che ci ha portato, no? Come esperienza per questi animali che sono come dei collaboratori, no? Per la salvaguardia anche della nostra salute, davvero per lo sviluppo della ricerca. E chiedo a Silvia Zamboni se vuole ancora dire qualcosa, o se il microfono, forse il microfono è spento. Sì. No, volevo dire, mi fa piacere che sia stato toccato questo tema della sperimentazione, perché anche per me che ho attenzione appunto per i diritti degli animali, ne ho fatto anche, diciamo, oggetto di una recente risoluzione, insomma, per diminuire i costi di mantenimento, di cure veterinarie per i nostri amici, gli animali d'affezione che abbiamo in casa, che anche magari per dei pensionati con la pensione minima sociale, il mantenimento di un animale che in questo periodo di pandemia forse più che mai hanno dimostrato di essere una sorta di interlocutori affettivi e di riferimento, ecco, per il pensionato con una pensione sociale questo mantenimento ha un peso. Ma al di là di questo, no, mi ha fatto piacere che si sia toccato questo punto, perché è stato toccato secondo me con la dovuta delicatezza, ossia e senza ipocrisia, cioè ammettere che in certi contesti la ricerca ha bisogno di ricorrere alla collaborazione, come ha detto con grande delicatezza Paola, di questi animali, i quali però, questo la dottoressa Belpoggi me l'aveva già spiegato quando appunto mi diceva come vengono trattati, il legame anche che in fondo stabiliscono, perché poi ogni animale va preso fuori dalla gabbia, va rifornito di cibo, va accudito, va pulito. E quindi lei stessa li prende in braccio, immagino insomma che non sia come prendere in braccio un gattino. E quindi ci sono però delle circostanze sperimentali dove hai bisogno di questo supporto, e quindi averne parlato senza ipocrisia, però facendo capire che non è, ecco, un giro infernale come quella sperimentazione odiosa che invece era stata iniziata a Parma sui macachi per studiare la cecità, ma in realtà rendendo ciechi i macachi. Ecco, questo più che sperimentazione, direi, ha un touch di nazismo, di ricerca invasiva, odiosa, che non ha niente a che fare appunto con una ricerca sperimentale come quella che fa l'Istituto Ramazzini e che ci è servito negli anni come metodo sperimentale per mettere poi fuori legge, anche se come diceva la dottoressa Belpoggi, delle sostanze cancerogene. Aggiungo e Chiudo il parli tu da qua. microfono. Ecco, mi sono spostata e niente, io vi torno a ringraziare, spero che le persone che ci hanno seguito abbiano gradito questo primo webinar, diciamo, a cui ne seguiranno poi altri su altri argomenti. Ringrazio la dottoressa Fiorella Belpoggi, ringrazio Silvia Zamboni, ringrazio le persone che ci hanno seguito e a presto e buon proseguimento di serata a tutti.
Grazie anche da parte mia alla dottoressa Belpoggi, a Paola e a chi ci ha seguito. Magari fai sapere chi volesse avere il tuo ordine del giorno a chi deve scrivere. Sì, aimepaola@gmail.com. Fate diffondere questo tipo di ordini del giorno. Esatto, diffondete.